Uno dei live che ricordo di più è un live a Los Angeles, ma perché era legato a un locale che a me piaceva particolarmente, che è il Troubadour, è un locale che ho sempre un po' sognato di suonarci, quindi quando ti trovi effettivamente lì è un locale storico perché band come Fleetwood Mac, Dylan, non so, Harry Nilsson, John Lennon ci hanno suonato, è famoso per un episodio di John Lennon negli anni 70 che è ubriaco. Al bar, bancone accanto dove c'è il palco, un locale piccolo, comunque da 300 persone, secondo me massimo, ha una lite con Harry Nilsson, che era un suo amico musicista, che è un altro grande autore, e gli vengono cacciati fuori dal Troubadour.